Quando sento queste cose mi fanno veramente incazzare. Si può dire incazzare, no? Sì, si può dire. Perché voi non avete idea di quanta gente mi chiama o chiama colleghi seri, gente che è in situazioni economiche già precarie, spende dei soldi per fare un'investigazione per poi ritrovarsi con in mano nulla. Questo perché? Perché si rivolgono a investigatori che non hanno la licenza o hanno la licenza che gli è stata revocata e continuano a lavorare. Quindi spendono dei soldi, fanno fare un'investigazione che poi in realtà non porta a nulla, non può essere prodotta da nessuna parte, perché voi sapete bene che è un investigatore non autorizzato, quindi mi vergogno anche a chiamarlo investigatore, diciamo presunto tale, non autorizzato che fa un'indagine, ovviamente non può portare nulla in tribunale. Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Francesco Mimmo, investigatore privato da più di 12 anni, titolare di Vox Investigazioni e membro della World Association of Detective. Tradotto, fa figo dirlo in inglese, ma tradotto è l'Associazione Mondiale dei Detective. In questo video andremo a parlare dei colleghi truffaldini, truffatori, nel vero senso della parola. Infatti vorrei che lo scriveste poi in maiuscolo truffatori, perché sono proprio truffatori. Vi spiegherò bene in questo video perché, che cosa fanno, come si comportano e soprattutto è un video per mettervi in guardia. Sono molto arrabbiato, quindi sarò molto polemico, ve lo dico già. Prima di farlo, due cose importantissime. La prima è quella di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sui nuovi video che escono. Ricordatevi che sono sempre un investigatore privato, quindi se non vi iscrivete me ne accorgo. La seconda cosa importantissima è che vorrei ringraziare tutti quei colleghi che negli anni mi hanno criticato, perché insomma 5-6 anni fa ho iniziato a fare video, tra l'altro con gli stessi videomaker che sono qua dietro, che ormai sono invecchiati, con le rughe, brutti, antipatici. Vorrei ringraziarli perché sono gli stessi che poi si sono messi a fare video adesso. Quindi anni di critiche, no, ma perché fai video sulle investigazioni? Non si fanno, non si spiega come si mette un GPS, cosa che già si trovava 10 anni fa su tutto internet, come mettere un GPS, ma va bene. Però li ringrazio perché evidentemente insomma hanno capito che forse quella era la strada da percorrere. Quindi seguitemi per altri consigli per tutti i colleghi che hanno avuto da ridire e mi hanno criticato. Grazie. Passiamo ora finalmente a parlare dei truffatori, quindi dei colleghi truffatori. Questo video mi sta molto a cuore, cercherò di essere il meno arrabbiato possibile, anche se sono molto polemico, perché voi non avete idea di quanta gente mi chiama o chiama colleghi seri, persone per bene che lavorano con professionalità, che trattano bene e con rispetto questo lavoro che per me è il più bello del mondo, quindi guai a chi me lo tocca. Queste cose mi fanno veramente incazzare. Perché tanta gente, magari gente che è in situazioni economiche già precarie, spende dei soldi per fare un'investigazione per poi ritrovarsi con in mano nulla. Questo perché? Perché si rivolgono a investigatori che non hanno la licenza o hanno la licenza che gli è stata revocata e continuano a lavorare. Adesso vi spiegherò bene anche attraverso quali metodi. Quindi spendono dei soldi, fanno fare un'investigazione che poi in realtà non porta a nulla, non può essere prodotta da nessuna parte, perché voi sapete bene che è un investigatore non autorizzato, quindi mi vergogno anche a chiamarlo investigatore, diciamo presunto tale, non autorizzato che fa un'indagine, ovviamente non può portare nulla in tribunale. E quindi sono persone che magari veramente sono in una condizione che soffrono, hanno dei problemi, stanno affrontando una situazione sentimentale o lavorativa particolare e devono essere ancora truffati da questi maledetti. Quindi adesso vi spiegherò come andarli a riconoscere, come segnalarli, come denunciarli, e come fare in modo di evitare, insomma, di incappare in questi banditi da quattro soldi. Allora, voi sapete bene che come funziona nel 90% dei casi la ricerca di un investigatore privato. Io vado su Google, così si muove la tastiera, no? Vado su Google, scrivo investigatore privato a Torino. Mi usciranno una serie di risultati con annunci più o meno a pagamento che mi portano ai vari siti delle varie agenzie. A che cosa dobbiamo prestare attenzione? Dobbiamo prestare attenzione soprattutto a una cosa importantissima. Se non hanno una sede fisica, quindi c'è solo un numero da comporre, ma è tutto molto nebuloso perché non si capisce bene, magari insomma c'è tutta una serie di spiegazioni, vi promettono prezzi stracciati, bassissimi. Insomma, quasi vi pagano loro per fare l'investigazione, è già sicuramente un campanello d'allarme molto importante. Ma se non trovate dei riferimenti, dei contatti, di numeri di telefono fissi, di indirizzi, di mail, di PEC, lasciate assolutamente perdere questo tipo di agenzie. Vi assicuro che ce ne sono parecchie in Italia e fanno veramente danni.
perché aprendo il sito è un sito normalissimo come quello che può essere il nostro, cioè non bello come il nostro ovviamente, però può essere come il nostro, può riportare tutta una serie di dati, insomma, dicendo che loro sono i migliori, numeri uno, hanno prezzi stracciati, fanno un giorno di investigazione a 50 euro, quando voi sapete bene, se ci seguite, perché ci seguite, sapete bene che le tariffe sono ben diverse, più alte, ma proprio perché ci sono una serie di costi accessori che questi truffatori non hanno. Quindi possono permettersi di utilizzare come specchietto per le allodole il prezzo basso, il risultato garantito che non vi potrà mai dare nessuno, questo ve l'ho già detto, ve lo diciamo anche nei nostri corsi che sono seguitissimi da tanti ragazzi ed è una cosa su cui battiamo praticamente in tutte le lezioni, perché assicurare un risultato certo è impossibile, perché subentrano una serie di fattori talmente imprevedibili, sono talmente tanti, talmente particolari, che non si può dire a una persona, a un cliente, sicuramente ti risolverò il problema, sicuramente beccherò tua moglie con un altro, sicuramente sarò in grado di farti licenziare il dipendente che ruba, sicuramente in questo lavoro non esiste. Quindi utilizzano questi specchietti per le allodole per attirare le persone che magari giustamente non ne capiscono niente di investigazioni, no? Ma come io non lo so, dovrei stare attento a cosa mi dice un chirurgo, perché di medicina non ne capisco nulla. E quindi insomma non è il mio campo, se non presto attenzione magari non sono in grado di capire se quel medico mi sta dicendo delle cose giuste o delle cose sbagliate. La stessa cosa succede in campo investigativo, quindi diffidare da siti che non hanno l'indirizzo, cioè anche lì se non c'è una sede fisica, se non c'è un punto di riferimento, io questi dove li vado a pescare? Quindi diciamo che sicuramente questo è il parametro più importante per capire se queste persone sono autorizzate oppure no. Il secondo parametro importantissimo, che insomma magari ci fa spendere 10 minuti, 15 minuti di tempo, ma ci assicura il risultato: alzare il telefono, chiamare la prefettura competente e dire buongiorno, io vorrei sapere se queste persone sono autorizzate, se hanno una licenza. La prefettura ci dirà sì, sono autorizzate, insomma proceda pure con l'incarico, oppure no, queste persone non hanno la licenza, hanno la licenza revocata. Quindi magari si perdono 10 minuti in più, ma si ottiene veramente tantissimo in più. Ragazzi, io vi assicuro che conosco veramente tante persone che sono state truffate, ma nel vero senso della parola. Truffate cosa vuol dire? Vuol dire che sono persone che hanno mandato dei soldi magari su conti correnti o su IBAN che non erano dell'agenzia investigativa, insomma su dei conti strani. I soggetti li hanno presi in giro per settimane facendoli credere di aver fatto il pedinamento e poi spariscono nel nulla. Con Google è molto difficile riuscire a bloccare questi soggetti, perché non c'è ancora una normativa chiara che consenta di bloccare le pagine e i siti a queste persone qua. È una cosa su cui io mi sto battendo particolarmente, spero di ottenere dei risultati nei prossimi mesi, cioè di andare a rompere le scatole a Google e dire insomma andiamo a verificare quello che succede. Capite bene chiaramente che essendoci una miriade di siti che si possono aprire e chiudere in un giorno, diventa effettivamente veramente complicato andare a controllare questa cosa qui. Però insomma succede proprio questo, cioè si dà un incarico, il soggetto ci prende in giro, dice sì, abbiamo pedinato tuo marito, domani ti mando le foto, no adesso non riesco, te le rimando domani, fra una settimana, passa il tempo, voi magari andate a denunciarlo, ma è un soggetto insomma che ha già avuto parecchie denunce, e vi assicuro che in Italia ce n'è e spero che mi stia guardando in questo momento. Ormai andare a fare la denuncia, i soldi non li recuperate più perché sono spariti, dovete andare a rifare un'investigazione da capo. Quindi ecco, è veramente veramente importantissimo fare attenzione, controllare l'agenzia a cui io decido di affidarmi, quindi che abbia la sede fisica, che siano riportati tutti i dati corretti, PEC, partita IVA, la possibilità di chiamare la prefettura competente e chiedere se sono autorizzati, e fare attenzione, far stipulare un mandato, un regolare contratto, perché poi ovviamente queste persone qua non hanno un mandato, non vi fanno firmare un incarico con tutti i punti dettagliati scritti in maniera corretta, quindi prestare veramente attenzione a queste cose qua, perché poi riuscire ad andare a recuperare i soldi diventa veramente complicato. Quindi io spero che vi sia stata utile questo video, questa informazione. Concludo con un appello veramente accorato di cuore a questi truffatori. Questo è uno dei lavori più belli del mondo, per cortesia non andate a rovinarlo e non andate a screditare le persone che lo fanno seriamente, in maniera corretta, con passione, che si fanno un culo così tutto il giorno per portare avanti un'agenzia investigativa.
con tutte le rotture di scatole che ne conseguono. Mettetevi una mano sulla coscienza e finitela di fare i pagliacci per cortesia, perché non aiutate nessuno. Io vi ringrazio ragazzi, spero che questo video un pochino polemico, ma se è vero ma giusto, vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se anche voi avete avuto esperienze negative con, non mi viene neanche da chiamarli colleghi, ma con truffatori di questo tipo. E niente, insomma, cerchiamo di smascherarli insieme se riusciamo. Vi ringrazio e vi aspetto nel prossimo video.